Parliamo insieme del Kiwanis Club di Alcamo che insieme alla collaborazione di privati e con il necessario supporto della Share Grandi Eventi Silvana Giacone ha donato nel pomeriggio di ieri un'arpa ai tanti ragazzi dell'Istituto Comprensivo Maria Montessori. Un'occasione per ribadire quanto la musica sia fondamentale nel percorso della vita dei giovani e non. Una forma d'arte che al di là delle guerre, delle differenze sociali, ideologiche o politiche lega e unisce tutti. Ascoltiamo pertanto il presidente di Kiwanis Club Alcamo, Enrico Alagna, la Share Grandi Eventi Silvana Giacone, il presidente dell'Istituto Montessori di Alcamo, Salvatore Sibilla, la referente del percorso musicale, Giuseppina Ammoscato, la professoressa di arpa, Gaia Di Girolamo e ancora ulteriori membri del Kiwanis Club di Alcamo, nonché Giuseppe Alletto, luogotenente Divisione 7. Per voi il servizio. Attraverso una raccolta fondi siamo riusciti a realizzare questo progetto di cui la principale protagonista è stata Silvana Giacone e attraverso lei, attraverso anche una serata di beneficenza, anche il Kiwanis ha contribuito fino all'acquisto dell'arpa in pratica. Siamo stati molto felici e al primo posto mettiamo sempre i bambini con delle attività e con dei service a loro favore. Siamo qui per consegnare ufficialmente un'ARPA che è un'attività dell'anno sociale 2022-2023. Punteremo il dito sul significato dei termini regalo e dono e faremo poi loro un augurio e lo faremo con le parole di Antonio Gramsci che diceva ai ragazzi: istruitevi, agitatevi e organizzatevi. Istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra energia, entusiasmo e organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza. Studiare senza avere senso critico non porterebbe sicuramente a tradurre con entusiasmo e forza in azione tutta la nostra intelligenza. Abbiamo il piacere e l'onore di ritrovarci per l'ennesima volta qui in questo spazio, stavolta per ringraziare il Kiwanis Club di Alcamo e il presidente Alagna, ma anche la Share Grandi Eventi Silvana Giacone per aver donato a questa scuola secondaria di primo grado un'ARPA. Si sa già sul territorio che insomma noi abbiamo avviato un percorso ad indirizzo musicale dove i ragazzi di scuola media potranno appunto approfondire lo studio della musica studiando l'arpa, l'oboe, le percussioni e la fisarmonica. E quindi insomma abbiamo avuto questa gentile donazione da parte del club che noi insomma custodiremo. La nostra scelta di questi strumenti non è stata casuale ma oculata, perché sul territorio questi strumenti mancavano, quindi abbiamo scelto degli strumenti particolari, molto piacevoli, gradevoli ma anche nuovi, strani per loro, quindi l'arpa, l'oboe, che sono comunque strumenti che caratterizzano anche un'orchestra. È una grande opportunità per i ragazzi far musica, perché la musica credo che sia fondamentale in tutte le fasi della vita. Ci accompagna e ci aiuta a crescere e ci aiuta anche nell'educazione, nell'ascolto degli altri e anche di noi stessi. I ragazzi ne sono stati da subito entusiasti e abbiamo fatto davvero un gran lavoro in pochissimo tempo. La musica è la regina del cuore, diciamo. È stata una scelta molto coraggiosa e molto interessante. Devo dire, io mi auguro che la scuola ne possa trarre molto vantaggio. La scuola rappresenta sicuramente un obiettivo della nostra associazione. In particolare speriamo sempre, auspichiamo che la scuola riprenda quella funzione di cultura, di riferimento che aveva quando io, tanti e tanti anni fa, la scuola. In questo ambito sicuramente regalare questo strumento musicale rappresenta un auspicio, in modo che la scuola possa incrementare l'attività musicale che, non scordiamoci, è arte, melodia e non scordiamo ancora che in Israele ci fu un direttore d'orchestra, Barenbao, che riuscì a far suonare assieme palestinesi e israeliani.